Un saluto da Pierluigi Pardo e benvenuti a questo match di Serie A con me come inizio, e speriamo di assistere a un incontro emozionante, ricco di gol e spettacolo, come purtroppo non se ne vedono spesso nel nostro campionato. In campo oggi Toro e Juve, pronti a darsi battaglia in questo derby della Mole, che è stato anche finale di Coppa Italia, Stefano, nell'edizione 37-38. In quell'occasione vinse la Juventus, capace di sconfiggere sia l'andata che il ritorno in Granata. Quella fu anche la prima stracittadina a decidere una finale di Coppa Italia. La squadra ospite può contare su una difesa praticamente imbattibile, la meno superata, la meno battuta del campionato. Poter contare su una difesa che prende pochi gol è un vantaggio enorme e permette spesso di portare a casa un risultato positivo anche quando gli attaccanti non sono in giornata. Si parte! Ecco la formazione di partenza del Toro. Per questo incontro usano un modulo 5-3-2. Vediamo la formazione di partenza della Juve. Si schierano con il 3-5-2. Ecco il tiro. Attenzione, rete! Ha fatto benissimo Stefano a salire. È vero, si è fatto trovare pronto e non ha sbagliato. Come vede la porta lui, non lo vede nessuno. Rivediamo questo gol da un'altra angolazione. Si ricomincia col Toro in vantaggio. Baselli. Immobile. Supera l'avversario. Occhio all'attacco dell'avversario. Dybala. Palla spazzata via. Palla fuori, sarà rimessa dal fuoco. Zappacosta. Riescono a recuperare il possesso. Pogba. E con questa rete si sono fatti raggiungere, il risultato adesso è ancora in bilico. La regia ci ripropone il gol da un'altra angolazione. Hanno pareggiato dunque 1-1. Parata straordinaria, come un gol. Tiro dalla bandierina per il Torino. Immobile. Colpito il pallone dal difensore. Chedira. Pogba, c'è il triangolo, buon movimento di squadra, si ripartirà con una rimessa laterale. Pogba. Mandžukić.
immobile, respinge il difensore. Zappacosta. Cross in mezzo. Palla che esce, sarà fallo laterale. Zappacosta. Sarà la Juve a riprendere il gioco con la rimessa laterale. Sostituzione. L'infortunio costringe il tecnico alla sostituzione. Pogba, Evra, Khedira, Chiellini, Dybala. Entra in modo perfetto. Ci saranno 2 minuti di recupero. Occhio, cerca l'area di rigore. Intervento ruvido ma corretto. E si chiude così il primo tempo. 1-1. Una prima frazione di gara che non ha visto nessuna delle due squadre riuscire a prevalere sull'altra. Sì, perché... Calcio d'inizio della ripresa con la Juventus in possesso. Fanno girare benissimo il pallone. Prova, grande parata, che riflesso. Sarà calcio d'angolo per la Juve. La mette in area. Buona uscita del portiere che blocca il pallone. Bravo a intercettare questo pallone, non era facile. Prova ad andare, si immola il difensore. Sarà calcio d'angolo per la Juve. Senza problemi, portiere sulla traiettoria. Riconquista palla con il tackle. A spazio, prova. Troppo centrale qui, facile per il portiere. L'arbitro concede, rimessa laterale per la Juve. Dickstein. Occhio al cross. Il cross viene intercettato dal portiere. Benassi. Bruno Perez. Occhio al movimento dei compagni. Dickstein. Morata. Sarà la Juve a riprendere il gioco con la rimessa laterale. Sostituzione. Ha disputato una prova convincente, decisamente positiva. Era fra i più attesi e si è fatto trovare pronto. Può metterla in mezzo, crossa in mezzo, va con i pugni il portiere. Juve che ha a disposizione il calcio d'angolo. L'allenatore decide di cambiare qualcosa. Bonucci. Duello molto fisico per il possesso di palla. Pogba. Sostanziale l'equilibrio fin qui sul possesso palla. Bisogna vedere come viene sfruttato questo possesso però. Aumenta l'intensità della loro azione, tanti palloni nel mezzo per cercare la deviazione giusta. Salgono anche i centrali di difesa per dare una mano agli attaccanti, evidentemente butteranno palloni nel mezzo. Cerca la porta. Corner per la Juve, arrivano i saltatori.
Intervento comodo del portiere, nessun problema per lui. Bruno Perez. Guadagna metri verso l'area. Trova il compagno. Vaselli! Hanno perso una buona occasione per portarsi in vantaggio. Morata. Attenzione! ...85 minuti giocati, parità, le due squadre a caccia del lampo vincente. Bruno Perez. Manca poco al termine la Juve, prova un'altra iniziativa, vuole vincere la partita. Vives. Immobile. Barzagli. È stato perfetto nella lettura, ha intuito la situazione ed è riuscito a intervenire. Ha letto già prima la situazione ed è intervenuto in maniera vincente. Pareggio allo scadere del tempo dei 90 minuti. Si parte con il primo tempo supplementare, ovviamente con lo spettro dei rigori. Sarà calcio di punizione contro la Juve, nessun dubbio per l'arbitro. È difficile trovare il gol con conclusioni come queste dalla lunga distanza. Ha cercato il colpo a sorpresa e gli è andata male. Qui intanto rivediamo il tentativo precedente. Vaselli. Sarà calcio di punizione a favore del Toro. Fa salire la squadra. Prova in porta, gran botta sulla traversa, palla fuori. Evra. Marchisio. Ci sono metri a disposizione. Salta l'uomo. Bruno Perez. Stavolta il portiere gli ha tolto la gioia del gol. E stavolta è lui che vince il duello. Ci prova con tacco. Ci saranno 2 minuti di recupero. Ci sarà dunque calcio di punizione da ottima posizione. L'arbitro mostra il cartellino per Chiellini che è giallo. Giallo. Direi che ci sta tutto. Palla sulla barriera. Attiglia bene il pallone, prova comoda uscita del portiere. L'arbitro dice che può bastare, è finito il primo tempo supplementare. L'arbitro può fischiare l'inizio del secondo tempo supplementare.
Evra. Chiellini. Buon intervento difensivo. Salgono i compagni. Sembra piuttosto affaticato. Ha riconquistato il pallone con un intervento ottimo. Marchisio. Prova la botta. Hanno sprecato una buona opportunità. Si rimane dunque in parità. Pogba. Cerca i compagni. Barzagli respinge il difensore. Buona la parata impresa da parte del portiere. Siamo negli ultimi 4 minuti dei supplementari. Mette in mezzo, grande intervento per liberare l'area. Parità dopo i supplementari, si va ai rigori. I pensieri, i turbamenti, forse anche la paura mentre si avvicina al dischetto. Non sbaglia. C'è la rete, perfetta esecuzione. Anche se una trasformazione al limite del regolamento. Ma per l'arbitro va tutto bene. È pronto dagli... Rete, non sbaglia. E c'è la parata. Che riflessi. Va a sistemare il pallone. Ovviamente è un momento chiave. Grande pressione su di lui. La mette dentro. Bruttissimo rigore. Sembrava proprio fosse un errore annunciato. Sembrava molto tranquillo. Si avvicina al dischetto, grandissima responsabilità. Palla da una parte, portiere dall'altra, c'è il gol. Grande successo, nessuna esitazione. E c'è il gol. E adesso tutta la responsabilità è su di lui, deve metterla dentro a tutti i costi. È finita, sbaglia il calcio di rigore decisivo. È calciato malissimo, senza precisione, davvero un errore pesante per tutta la squadra.